Ciao, gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo nel nuovo vlog nella mia vita. Come vedete sono in pigiama perché sto registrando questa clip la sera prima del giorno dell'effettivo vlog, giusto per spiegarvi un attimo due cose e perché sto registrando questo video. Ho deciso di portarvi con me in una tipica giornata di prova intercorso, quindi domani niente, avrò la prova intercorso di diritto e vi porterò con me nel processo sia prima della prova sia dopo la prova, con tutta l'ansia derivante dal fatto che non so subito se ho passato o meno l'esame. La prova sarà alle 9 di mattina, quindi giusto il tempo di svegliarsi, lavarsi un attimo e vestirsi, e poi dovrò accendere il computer per fare questa prova, che sarà fatta su Moodle, una piattaforma che utilizzano ormai quasi tutti per fare questi esami online, appunto. E saranno 30 minuti di prova con 30 domande e prima di fare la prova in sé per sé abbiamo un check-in automatico che ci fa fare stesso il sito in cui dobbiamo mettere il documento e fare le varie verifiche, quindi far vedere la stanza, eccetera, in modo da non copiare. Io direi che ci rivediamo direttamente domani mattina e vediamo un po', sperando che vada tutto bene. Ansia. Ok, sono le 8:05, abbiamo ancora un'oretta prima di iniziare l'esame, quindi sto facendo un attimo un po' di normale amministrazione a casa, tipo stendere panni e lavare le tazze della mattina, e poi vado ad accendere il computer e inizio a preparare le cose. Non ripeterò perché ho già ripetuto nei giorni precedenti e più o meno mi ricordo le cose, quindi non dovrebbe andare troppo male. Ok, prima lavatrice di oggi stesa, adesso è tempo dei piatti. Ok, sono le 8:30, è arrivato il tempo di accendere il computer. Mentre lui si accende, vado a finire un attimo di risistemare cose. E vi faccio vedere quale sarà la mia postazione, che poi tra l'altro è la mia postazione solita, ma vi spiego alcune cosine che potrebbero tornarvi utili. Quindi andiamo. Ok, ho già tutto pronto in realtà perché già avevo provveduto a sistemare tutto prima di iniziare a fare le varie cose. Direi di iniziarla ad accendere e ci rivediamo tra pochissimo. Ok, eccoci qua. Allora, qua abbiamo il mio portatile, la Samsung Meteor, il mouse, e sotto ho dovuto fottermi il caricabatterie di mio fratello perché il mio, come sapete, dà problemi. Quindi, onde evitare di avere problemi durante l'esame, ho preferito rubare il suo. Allora, ho il Samsung Meteor non perché il portatile non abbia il microfono integrato, ma semplicemente perché il Samsung Meteor è più comodo, poiché io posso girare quella rotellina che è là sopra e abbassare l'audio in entrata, diciamo, quanto audio entra più o meno. Non è il termine tecnico, quindi audiofili non vogliatemi male, ma capite che mi sono svegliata da poco, quindi sto ancora dormendo. E quindi niente, ho preso il Samsung Meteor per abbassare il volume, tra virgolette, e non far sentire 8600 rumori in sottofondo che entreranno ovviamente in camera mia. Adesso, visto che la mia professoressa ha cambiato varie volte lo svolgimento di questo esame, non so se il voto esca subito dopo aver finito la prova e poi lei lo deve confermare, oppure se ce lo dirà lei direttamente in un secondo momento. Spero esca subito dopo la fine dell'esame e poi magari lei in un secondo momento lo conferma o meno, perché non so se riesco a resistere fino a che poi ci dirà il voto se è andata bene o male. E sì, non mi ricordo se già ve l'avevo detto, ma questa è la prova intercorso di diritto privato. Ovviamente non potrò riprendere mentre sto facendo l'esame, perché altrimenti mi annulla l'esame, come vi ho detto, e sarebbe davvero brutta come cosa, quindi ci rivedremo, mi sa, direttamente poi dopo. Tra l'altro, dopo che ho finito la prova, devo anche uscire perché devo andare con mia mamma al comune, poiché mio fratello si deve fare la carta d'identità. Quindi niente, ragazzi, io vi dico che per adesso è tutto. Mancano 20 minuti all'inizio della prova, quindi vado a fare queste prove iniziali per vedere se tutto funziona. E poi, dopo aver finito l'esame, ci rivediamo e faccio sapere come è andata più o meno, secondo me, se magari erano facili, difficili e tutto il resto. Ok, raga, ho fatto l'esame, adesso sono uscita perché, come vi ho detto, dovevo andare a fare un servizio con mia mamma. E l'esame è andato, non so come, perché non è uscito il voto, come vi avevo detto.
Ma ne parliamo dopo, perché sono successe cose. Quasi arrivati. Sembra un horror. E niente, non stiamo concludendo assolutamente niente perché hanno sbagliato prenotazione, ottimo. Ma qui urge una spiegazione approfondita, quindi intermezzo. Ok, è anche arrivato il momento di raccontarvi che cosa è successo questa mattina. Io la sto registrando nel pomeriggio, ma sarà messa nelle clip di questa mattina. Allora, in pratica stamattina dovevamo andare, come vi ho detto, a fare la carta d'identità a mio fratello e insieme a mio fratello se la doveva fare anche un suo amico. Quindi siamo andate io, mia mamma, mio fratello, l'amico di mio fratello e la mamma dell'amico di mio fratello al comune. Tra l'altro, dato che c'è il Covid, abbiamo dovuto prenotare settimana scorsa per telefono e ho chiamato io personalmente. Ho prenotato per entrambi il 16. Mi dissero inizialmente che il 16 non si poteva fare, mi volevano mettere il 14, ma io gli dissi di no e quindi mi feci mettere il 16. E dissero anche di sì, che mi avevano messo appunto il 16. Quindi giustamente andiamo al comune, entriamo, c'è quello delle prenotazioni all'ingresso che ci chiede se eravamo prenotati. Noi giustamente gli diciamo di sì, gli diamo i cognomi e lui, andando a vedere, dice che non siamo prenotati. Allora già lì iniziamo a storcere il naso. Quindi andiamo da quella che faceva le prenotazioni al telefono e vediamo se effettivamente ci siamo o meno. Dopodiché anche lei ci dice che non ci siamo e ci dice anche che non era lei quella che stava prendendo le prenotazioni settimana scorsa poiché era in malattia, ma era una sua collega che stamattina, guarda caso, non c'era. È andata a prendere i registri vecchi e alla fine ha scoperto che ci avevano messo il 14 quando noi appunto gli avevamo detto il 16 e dopo che ci avevano confermato il 16. Perciò che abbiamo fatto? Siamo ritornati nella zona dove si fanno le carte d'identità e dato che non c'era nessuno, mia mamma e la mamma dell'amico di mio fratello hanno chiesto il piacere al tizio che stava lì dentro di potergliela fare, dato che comunque fuori appunto ad aspettare non c'era assolutamente nessuno, come avete visto nelle clip. Al che, alla risposta negativa del tizio, che ha anche sbuffato, si è arrabbiato e ha fatto cose che non doveva fare perché, cioè, non aveva alcun senso di farle, mia mamma ha deciso di rivolgersi al direttore, quindi al tizio che comanda, e vedere di risolvere in modo pacifico la situazione con lui. Quindi andiamo sopra, andiamo nell'ufficio, mia mamma va a parlare e gli spiega tutta la situazione. Per fortuna questa persona era intelligente, ha capito la situazione, ha capito che è stato comunque un errore di quelli che lavorano al comune e ha chiamato quello giù delle carte d'identità per farci entrare e fare la carta d'identità. Mia mamma e l'amica sono entrate e sono andate a fare la carta d'identità appunto a mio fratello e l'amico. E alla fine siamo riusciti ad ottenere la carta d'identità, ma non credo assolutamente che sia normale una cosa del genere. Infatti poi alla fine, dopo averla fatta, siamo usciti e non c'era ancora nessuno, quindi non è che dici vabbè però hai rubato il turno ad altre persone, no. Veramente non posso capire, vabbè, comunque vi lascio il resto del video. Ok, credo che questa giornata ci sia un qualche tipo di problema in generale, però. Siamo quasi arrivati e vi spiego tutto perché è formidabile sto fatto. E niente, ci trovavamo in strada, siamo andati a fare un attimo la spesa come potete aver visto e quindi tra poco saliamo sopra, ma riscenderemo subito dopo perché io devo andare a prendere mia sorella a scuola, quindi sì, dovete ancora aspettare un attimino prima di poter sapere che cosa è successo con l'esame. Quindi a sto punto basta, ci rivediamo direttamente a casa. Ok,
Ok, rieccoci in casa mia, in camera mia. Sono passate un paio d'ore dall'ultima clip e ne avevo bisogno di staccare un attimo dalle registrazioni. Uno, per capire un attimo quello che era successo, e due, perché comunque dovevo studiare, quindi mi sono messa a studiare e ho lasciato stare le riprese, anche perché comunque stavo semplicemente facendo matematica, quindi farvi vedere 2 ore di matematica mi sa che non era il caso. Però adesso andiamo finalmente a parlare dell'esame di questa mattina, perché ragazzi è davvero una cosa incredibile e io non ho parole, ma vi devo far capire tutta la situazione. Alle 9 si apre la prova, entriamo, facciamo il check-in e iniziamo a rispondere alle domande. Io arrivo alla 19esima domanda, se non mi sbaglio, dopodiché ad un certo punto si blocca il sistema. Non mi fa andare né avanti né indietro con le domande, non mi fa cliccare, non mi fa fare niente, quindi resto così in attesa che si smuova qualcosa. E poi all'improvviso fa schermo bianco e rimane su schermo bianco all'infinito. Quindi io, presa dal panico, pensavo fosse un problema del mio computer, quindi un mio problema che magari si era tolto internet o era andato in palla qualcosa, e quindi ho detto ok, questa mi leva l'esame, ho finito di fare, niente più prova intercorso e chi si è visto si è visto. Sono andata poi a vedere sul gruppo dell'università e stavano parlando tutti della stessa cosa, quindi si è bloccato a tutti, abbiamo avuto di tutti lo stesso problema. C'è chi è riuscito a rientrare come me, perché poi dopo sono riuscita a rientrare all'interno della prova, infatti ho finito la prova, ho risposto a tutte e 30 domande, ovviamente non so se abbia risposto bene o male, però comunque ho sfruttato fino all'ultimo secondo e ho risposto a tutto per cercare di portarmi a casa almeno un 18 per poterla passare. Mentre purtroppo ci sono stati altri miei colleghi che non sono riusciti a rientrare e che quindi non hanno potuto finire la prova, al che giustamente tutti presi dal panico e anche incazzati per quello che era appena successo, abbiamo deciso di contattare la professoressa sia su Teams e sia per email, spiegandole come era caduta la situazione, insomma, che molti di noi non erano riusciti a terminare la prova, per vedere se lei potesse fare qualcosa, quindi se potesse mettere magari un altro turno per far recuperare la prova a chi non era riuscito ad entrare, o comunque che intenzioni aveva riguardo la prova che abbiamo fatto, quindi se farla valere o meno. Bene, il messaggio è stato mandato alle 9:30, quindi nel momento in cui si è bloccata la prova, e siamo alle 17:10 e ancora non ci ha risposto, ragazzi, non ci ha minimamente pensato, l'abbiamo contattata in tutti i modi possibili che avevamo e ancora non abbiamo nessuna notizia, quindi non sappiamo né se le prove valgono, né se non valgono, né se fa valere solo quelle di chi è riuscito a finire, né se non le fa valere e così via, quindi non abbiamo assolutamente nessuna notizia di questa prova intercorso e non so nemmeno io a voi che cosa dirvi, non so cosa aspettarmi, non so se l'ho passata o meno, e stiamo aspettando tutti i comodi suoi per vedere questa che cosa decide, quindi vi terrò aggiornati. Io, come vi ho detto, ho appena finito di fare matematica e per oggi sono distrutta, ragazzi, perché poi stamattina abbiamo camminato un botto, ho fatto pure la prova, eccetera, e quindi non mi metterò a fare altro per il momento, ma mi prendo un attimo una pausa perché sto anche facendo il caffè di là, quindi faccio pausa caffè, magari guardo qualche video, inizio ad editare questo, se ne ho voglia, adesso vedo. E poi più tardi vedrò se mi viene la voglia di continuare a studiare cose o meno. Ovviamente se dovessimo sapere qualcosa dalla professoressa di diritto vi terrò aggiornati. Aggiornamento delle 7:20, sono qui che sto guardando dei video su YouTube per staccare un po' la spina e nel frattempo adesso sto anche guardando il contatore degli iscritti, ma adesso mi vado a fare una bella doccia e mi sa che non farò più nient'altro di legato all'università per oggi. Tra l'altro la professoressa di diritto ancora non ci ha fatto sapere niente, quindi nulla, non vi aggiorno. Quindi direi che ci vediamo non appena ho qualcos'altro di interessante da dirvi, quindi a questo punto penso direttamente domani mattina. Buongiorno, un'altra giornata senza ancora avere i risultati di diritto, sto andando a prendere pane e vediamo se oggi sapremo qualcosa. Torno a casa. Ok raga, sono a casa, sto facendo matematica, ho iniziato a fare compiti e cose, sono le 10 di mattina precise proprio, dato che non ho lezione sfrutto il sabato per essere quanto più produttiva a livello di studio eccetera possibile.
Dicevo, sto facendo matematica, mi si è illuminata l'hexa di giallo, quindi vuol dire che stanno arrivando le due spedizioni di due prodotti che avevo ordinato. Ovviamente non vi farò vedere che cosa sono i prodotti oggi, perché lo vedrete in un futuro video unboxing che non uscirà a breve, però, perché oltre a quei due voglio aspettare altri prodotti, magari voglio fare un unboxing più succoso anziché farlo sempre per due prodotti alla volta. E quindi niente, devono arrivare questi due pacchi, quindi la giornata è già migliorata, anche se comunque vorrei avere notizie di diritto. Ora però io torno alle mie matrici e vettori che sto risistemando e facendo cose cercando di capire, ci risentiamo più tardi e vi aggiorno se il corriere arriverà o meno, perché può essere pure che porta in consegna, ma in realtà non arriva. Sono arrivati entrambi con lo stesso postino, che bello. Adesso vado a registrare l'unboxing. Anzi, no, prima finisco matematica e dopo lo registro. Ok raga, ho fatto l'unboxing, l'ho registrato e tutto a posto e ho finito anche di studiare sia matematica, sia ho fatto diritto, ho fatto un botto di diritto, ho anche visto dei video e niente, la professoressa però ancora non si è fatta viva per sapere la sorte di queste prove intercorso, quindi nulla, vi terrò aggiornati nella sezione community. Però direi che per questo vlog può essere tutto perché credo sia già durato abbastanza. Quindi mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo prossimamente con prossimi video, sempre qua sul canale. Bella!